Nel seminario Pio X a Catanzaro si è tenuta la presentazione del 25° rapporto immigrazione curato dalla Caritas e dalla Fondazione Migrantes. Presenti il direttore nazionale della Fondazione Migrantes, Monsignor Giancarlo Perego, che ha illustrato i dati, l'arcivescovo di Crotone Santa Severina, Monsignor Domenico Graziani, delegato Migrantes, ed il vescovo di Lamezia Terme, Luigi Cantafora. Hanno concluso padre Bruno Mioli, delegato regionale Migrantes Calabria, e padre Valerio Di Trapani, delegato regionale Caritas Calabria. Presenti Maria Scaramuzzino e Mara Ioeller, redattrici del rapporto Immigrazione 2015 Caritas Migrantes. Dati calabresi in controtendenza con quelli nazionali. Negli ultimi 12 mesi, infatti, sono registrati nella nostra regione 5.000 ingressi in più. Diminuisce l'immigrazione in Italia, ma cresce nelle regioni meridionali una presenza di stranieri in Italia pari a oltre 5 milioni, di cui 500.000 famiglie miste, alle quali si sommano circa 500.000 irregolari, persone appartenenti a 200 nazionalità. Ma il dato nuovo è che cresce anche l'emigrazione degli italiani, stranamente più dal nord che dal sud. Su questo fronte si sfiorano quasi i numeri raggiunti negli anni 70. Ma credo che c'è anche un motivo molto, molto concreto, che quando arrivano qui in Calabria, tante volte, e lo vedo per esperienza personale, non hanno la possibilità di andare verso il nord dove c'è maggiore opportunità di lavoro. Quindi molti si trattengono qui proprio per una necessità e non per una libera scelta. Tanti però si fermano, e anche questa è un'esperienza personale, perché trovano accoglienza. Altrove potrebbero trovare lavoro, avere più soldi, ma sentirci in casa da altri. Qui si sentono in casa propria. E questo per me è molto gratificante ed è veramente la cosa più positiva che possiamo dire della nostra regione. Monsignor Cantafora, i dati rilevano che in Calabria l'immigrazione cresce, aumenta, anche se in Italia diminuisce. Perché? Ma io credo che l'incremento dell'immigrazione e che i calabresi sono di natura stessa, sono accoglienti e che l'immigrato trova all'interno appunto della Calabria e dei nostri paesi quell'accoglienza che gli permette di fare una sosta, ma poi saltano e vanno, ecco, al nord. Senta, Monsignor Cantafora, è inevitabile parlare anche della realtà lamettina, anche per tutto ciò che è accaduto nei mesi scorsi con la vicenda Caritas. Attualmente com'è la situazione? Ma credo che la Caritas diocesana stia realmente adoperandosi a che questo centro di solidarietà, perché i giovani possano imparare, ecco, ad accogliere l'altro, possano imparare soprattutto a aprirsi a questo dialogo solidale con gli altri. Bene, la Caritas sta incentivando il suo sforzo, ma credo che quanto prima noi possiamo aprire appunto questo centro. Quali sono le particolari, le primarie emergenze, urgenze sul territorio lametino da questo punto di vista? Ma nella nostra città le urgenze sono tante, il lavoro, le urgenze sono il problema anche degli immigrati, nel senso che, ecco, ci vuole una maggiore organizzazione, ci vuole anche il fatto dei Rom è un problema serio anche lì a Lamezia, ma tutti questi problemi vanno risolti e si possono certamente risolvere se c'è, ecco, realmente la collaborazione di tutti, se c'è uno sforzo, ecco, pensando, credendo che in questo sforzo c'è anche il bene comune per tutti. Monsignor Graziani, i dati forniti quest'oggi testimoniano che in Italia l'immigrazione diminuisce, però cresce nelle regioni meridionali, Calabria in primis. Sì, per poter dare una interpretazione che si possa fondare sui testi, bisogna fare degli studi incrociati, per cui a me fa piacere sentire che nel meridione l'immigrazione aumenta. Mi fa piacere. È facile, fatta la precisazione, è facile che questo possa essere collegato a un senso di maggiore ospitalità, però da questo punto di vista io ci metterei un interrogativo, perché da noi purtroppo la cura agli immigrati è diventata anche un'occasione di
di sussistenza, e quello è un dato che va detto. No. Quindi adesso come si bilanciano le due cose è una domanda a cui in questo momento non so rispondere. Monsignore, per concludere, ci sono altri dati che forniscono invece, che danno un'Italia, gli italiani nuovamente come popolo che emigra. Stiamo tornando un po' ai numeri degli anni 70, peraltro un'emigrazione che proviene dal nord questa volta anziché dal sud. Proviene dal nord, il sud si accorda e riguarda, ahimè, riguarda un aspetto molto delicato che è l'emigrazione degli intellettuali. Per cui noi praticamente, sentivo l'altro giorno, che noi spendiamo per un laureato in medicina 150.000 euro e poi il medico va a fare la sua professione, la va a fare in un altro territorio. Ora, quando di quel tipo di prestazione, di quel tipo di professionalità, la nostra terra fosse, come dire, fosse fornita, il discorso entrerebbe, diciamo, in una normalità dei tempi. Però capita di dover riscontrare che la nostra terra ha bisogno di professionalità elevate che vanno invece a servire territori che di per sé sono già allo stato attuale più fortunati. Per lasciarla veramente, com'è la situazione a Crotone? Se noi accogliamo gli immigrati, però agli immigrati, oltre che la diaria quotidiana, che è già costosa, noi non offriamo nessuna possibilità di sviluppo. Cioè, secondo me, bisognerebbe passare da una accoglienza di prima fase, quindi gestita in gran parte dalle forze di polizia, oggi Santa Barbara, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, e bisognerebbe dare atto di quello che loro stanno, di quello che loro fanno e della soddisfazione che esprimono e che ha un grande valore morale quando possono dire di aver salvate vite. No? E tra quello che poi avviene a livello politico e a livello invece di modello di accoglienza, dove abbiamo molto cammino da fare e abbiamo da purificarci da molti interessi, perché il vecchio detto diceva accogliere i poveri, servire i poveri, ma non servirsi dei poveri.